state? È venuta bene? Siamo stati bravi attori? Devo dire, siamo stati dei bravi attori? Vi è piaciuto? Oh, vieni pure da fare un saluto, però, perché questo ragazzo è pure meglio dei ragazzi di Umbrella Italian Division che ci hanno aiutato con questa gag. Ambedì a recitazione. Sì, abbiamo organizzato in 2 minuti praticamente. Ormai giriamo il prossimo corto di su Netflix, ci vedrete assieme. E niente, come avete capito dal titolo e da quello che abbiamo fatto assieme, poi vabbè, con Umbrella, quindi per forza si capisce, andiamo a giocare a Resident Evil 4 in anteprima, questa volta mondiale, perché ancora non si può streamare, però noi lo possiamo streamare. Oh, io ti ringrazio, mi raccomando, se volete sapere poi gli eventi che fanno loro, eccetera, eccetera, li potete seguire su Instagram, che li ho taggati, tra l'altro, nella storia. E niente, noi andiamo a giocare, ti ringrazio. Anzi, buon viaggio, te che devi pure tornare. Perfetto! Allora, mettiamo le cuffiette, ci siamo. Uè, Power, cos'è sto look? Vi piace questo look? C'ho le catene io ancora. Allora, apriamo Resident Evil 4. Io non ho mai giocato Resident Evil 4, è l'unico che mi manca dei Resident Evil, credo assieme al 6. Il 4 e il 6 sono quelli che mi mancano. Oh, io spero che vi piaccia pure il fatto che facciamo una roba diversa, che si sono fidati tra l'altro di noi a farci portare questo gioco in anteprima mondiale sul nostro canale. Io non ho mai giocato Resident Evil 4. Non ho la più pallida idea di come funziona Resident Evil. Però una cosa, io non ho mai giocato Resident Evil 4, ma tra tutti i Resident Evil, ora a parte il 7 che secondo me è un capolavoro del mondo videoludico, Resident Evil 7, anche se mi fa veramente tanta paura, il 4 tutti mi hanno detto che è probabilmente il più bello Resident Evil. Tra l'altro il mio cellulare non mi riconosce la faccia, ragazzi, è divertentissima questa cosa. Allora, io direi possiamo iniziare. Io lo farei a normale, per chi non ha mai giocato Resident Evil 4 2005, sì, la modalità di gioco, dai, non ci ho mai giocato. Settembre 1998. Una data che non dimentico. 1998. Quando il poliziotto in me morì, quella notte Raccoon City fu rasa al suolo a causa delle armi biologiche. Questo è Resident Evil 2. Io sono sopravvissuto, ma per molti altri non è stato così. Mi è stato chiesto di unirmi a un programma governativo top secret. Non che avessi scelta. L'addestramento e quelle missioni mi hanno quasi ucciso. Ma almeno mi hanno aiutato a non pensare. A cosa? Se potessi scordare quella notte, quel dolore, anche solo per un secondo, stavolta può essere diverso. Deve esserlo. Polisha! Mira Bobo! Dimmi, Yankee, come ci sei finito in questo postaccio? Un villaggio che si trova in culo al mondo. Diciamo che cerco qualcuno. Ma lui è un Chad. Ecco, ragazzi, insegno, guardai pure sul collo. Strano senso dell'umorismo. Ti confesso un piccolo segreto. Resti fra noi. Un sacco di gente è scomparsa qui intorno. Ed è un po' che questa cosa va avanti. Quindi ormai dovreste essere abituati, no? C'ha un non so che di Leonardo DiCaprio in Titanic. Sono sicuro che mi aiuterete. Credo che sia un no, questo mi aiuterete. Beh, lo sapete che ero un pochino contro i remake dei giochi. Vabbè, dopo ve lo dico questa cosa. Mi sa che ci siamo. La natura chiama. Torno subito. Devi sciare. Che frio. Ha sbevito il bar intero. Andale, Maurizio. Andale. Sigaretta?
Asha City o Mastetrico? Che ha detto? Sì, dopo metti i sottotitoli. Hey, hai anche Nai? Mira, Bobo! Il governo te miente! Ce ne sta mettendo di tempo. È caduto dentro. Forse sarebbe meglio se andassi a dare un'occhiata. Ma sì, separiamoci. Il classico cliché dei giochi horror, dei film horror. Lui esce così da boh. Io guardo la macchina. Non voglio una multa per divieto di sosta. Grazie per l'aiuto. Simpatico lui. Stavo dicendo una cosa sui remake, però non me la fanno dire. Ah, siamo in game, ok. Stavo dicendo una cosa sui remake che sono stato un pochino contro i remake, perché ne sono usciti veramente tanti, no, nell'ultimo periodo. In verità, i remake, come stanno venendo fatti dopo aver provato Dead Space, mi hanno colpito molto, perché ci sono giochi vecchi che secondo me erano, per carità, giochi bellissimi, ma hanno bisogno di una rinfrescata a livello di gameplay, a livello magari di modifiche di storia e di gioco. E quello che ho visto con Dead Space mi ha convinto a provare i nuovi remake che stanno uscendo. Perché all'inizio ero molto tipo, no, remake basta, cioè non si inventano più niente di nuovo, riprendono titoli vecchi, pompano la grafica e via. Ma quello non è un remake, quello è solamente una versione rifatta del gioco, upscalata e via. Invece Dead Space, per esempio, è un signor giocone, ed è per questo che mi sono convinto a giocare Resident Evil 4, perché non avendo giocato al vecchio Resident Evil, che se non sbaglio è epoca PS2, quindi dovrebbe essere 2004-2005, uno dei primi giochi, tra l'altro, se non sbaglio dovrebbe essere quella la data, non avendolo mai giocato il 4, è una buona opportunità questo per giocarlo e vedere come è diventato. Sì, le remastered, ragazzi, secondo me, cioè, l'ho sempre accostati alle remastered, cosa che in verità non sono. Quindi, andiamo. Capitolo 1. Tra l'altro, dato che questa qua è un'anteprima, e non sto scherzando, è veramente... Non c'ho un'arma, qualcosa? Non ho niente? Ok. Dato che... è un'anteprima mondiale questa, perché l'embargo scade a mezzanotte. Noi possiamo fare solamente i primi due capitoli. Quanto si sarà allontanato? Dio, questa cosa della corsa di Resident Evil. Cazzo. Porca, dice l'Estaris. Dovrebbe essere caricato. Aspetta che non mi riconosce il cellulare. Aspettate. Allora... ah, non si era caricata la stories. Ma io non ho capito, quando tu guardi queste cose posso muovere la visuale? No, pensavo di poter muovere la visuale, scusate. E a covaccia di alza è un po' brutto, eh? Cazzo era? Possiamo prendere una mannaia e utilizzarla? Io nella porta... ma fa paura Resident Evil 4? Perché il 5 me lo ricordo e non faceva tanta paura. Il 7 faceva cagare sotto. E... l'8 non faceva cagare sotto. Come sì? No, non ho mai giocato all'originale. Quindi mira, Bobo. Bussa prima di entrare. Comunque il sangue che ho addosso c'ha un buon sapore. Ce l'ho sulle labbra. C'è nessuno? Siamo bene. Ah, ma la pistola ce l'ho. Ma allora si sballa. Facile. Cazzo è?
Beh, cazzo è sta roba? Documento ottenuto. Non capisco se devo provare ansia o è tranquilla la situazione. Bra. Una torcia? Oddio che ansia. Non mi pare uno molto ok, sembra fatto di crack il tipo. Busco a un polizia. Vino a chi? Oh oh, abbiamo Mario Fernandez della Rosa Vega Ramirez. Attenzione! Ciao la pistolega! Porco due. Si mette male. Ok, questo. Solo 10 colpi. Bra! Ma che vuol dire solo 10 colpi, oh? Beh, questo non c'ha tutti i torti, se siamo imbucati in casa. Mira il popo. Ma come solo 10 colpi? Bello così per cercare gli angoli, facile. Chiave del seminterrato. Minchia, questo sei old school, eh. Ok, con Q ci si gira e ci si abbassa. R, niente. Non posso prendere il coltello per farmi lì. Così non sprechiamo proiettili. Ma perché ci stanno dei cappi? Ma sempre distruito. Non ho capito. È troppo buio questo gioco. Questo è uno dei Resident Evil più belli. Ehi! Ha stirato il socio. Sembra un po' io in questo momento. Poi me la boia, che gli ha detto? Qual è la situazione? Che cazzo succede? Cos'è stato? C'ho l'ansia. Oh, porco due. Ma quanti colpi ci vogliono? Si mette sempre peggio. Scusate, confermo l'uccisione. Ragazzi, una domanda. Ma convienimi lì?
Donde sta? Arca. Ma queste sono persone normali, non sono zombie. Credo di aver appena ucciso degli innocenti. Ti conviene lootare? Non si può lootare, frate. Ma quindi non conviene utilizzare l'arma se i colpi scarseggiano in sto gioco? Che cazzo è qua tutto? Beh, iolo. Ok. Sono le 10 abbatti. Chi è? Nido. Qui Condor 1. Qui Hannigan, rapporto. Condor 1. La figlia del presidente, Aquila Reale, si trova in questo villaggio. Come pensavamo, quindi. Ben fatto. Mi serve la posizione di un lago. Forse si trova lì. Ricevuto. Mi metto alla ricerca. Fai presto. La gente qui è impazzita. La mia scorta è... Shining. Devo andare. A dopo. Con permesso... Quando la tua ragazza ti dice che è incinta. Con permesso. Boom. Come no? Scendi dalla finestra, amore mio. Ma io non ho capito, ma... Cioè, con 5 proiettili dove vado io? Ma, raga, davvero con 5 proiettili, dove... No, forse non ha senso spararli. Ah. Ok. Ah, questo è per salvare. Vabbè, questo è un classicone. Caraglio! Come si para con sta roba? Oh! Ma si è rialzato! Cazzo è che si muove ancora? Ma che è? Manco Cesare dopo tutte ste coltellate. Oh! Ma che cazzo? Non spammare il coltello. Perché non spammare il coltello? C'è una barra dell'energia. Che cazzo è? Ma che era? Merda. Minchia, ma mi avrebbe dovuto segare un braccio. Raga, li faccio da lontano. Sì.
Si comincia. No! Mollami! Fuori! Che cazzo di tasto era? Aiuto! Aiuto, ma è difficile questo gioco! Magna questo! Magna questo! Ma quanti sono? Qui devo scappare, oh! Porco, tu devo trovare un oggetto! No, non ci credo. C'è un tasto per schivare? Oh! Asigno, attenta! Oh merda. Ah signo, aio signo. Tab inventario. Usa. Ma queste sono altre armi. Non è vero, non sono altre armi. No. No, no, no. E le voglio a cazzo, ti prego. Ok, dobbiamo correre un secondo. Corriamo in tondo. Sì, pianta, ok. Allora, guardiamo un attimo intorno, devo capire. Un secondo, devo girare. Ma quanti sono? Come si fa a schivare? Donde si schiva sto gioco? Uova di gallina. Ma che cazzo ti faccio con un uovo di gallina? Ci vuole una svapata tattica per capire la situazione. Posso ammazzare la vecchia senza farmi sentire? Esiste un modo? Un forastero! Si comincia. Signora! Che devo fare? Devo correre in giro? Ok.
Bomba! Vi ho risolto! Ah, ok. Figo però. Ci posso credere. Mi stanno a briccià. Mi stanno a briccià dentro. Giorno fortunato. Oh merda. Questo? Ok. Cazzo ci fa una granata dentro la credenza? Com'è che si fa? Spingi qua. Ma che rimaglio, ma che cazzo. Oh! No, 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 vieni! Vieni da qui! Oh porco, tu mi ha preso fuoco! Ok. Mira il babbo, e mo che devo fare? Porco! Parato! No! Non sono morto! Dai, però, ma è difficilissimo! Ma è difficilissimo! No, raga, è difficilissimo! Bro, ma come si fa? Okay, fammi salire. Cos'è quello con la motosega? Crea, com'era che si faceva Crea? Oh, cazzo è l'uovo. L'ho stirato! Ok, aia! Aia, non mi tocca. Come faccio a parare quella roba? La campana. Dio mio! Quindi quello con la motosega lo doveva accoppare. Tenemos. Comunque i cristiani sono veramente strani. Lord Sadler Todopoderoso. E mi ignorano completamente. Fino a un secondo fa volevano ficcarmi coltelli. No, non lo so, falcetti, martelli. Sciabole, motoseghe, denti. E mo come se fosse successo niente. Ma dove stanno andando? Al bingo? Non faceva ridere la battuta sul bingo, ti posso dire. Carica questo. Vabbè, ora posso esplorare con calma, credo, eh. Oh! Che cazzo! Puede correr, pero coño.
Oddio, prenditi un moment, stronzo. Che cazzo ci faceva chiuso nell'armadio? Sto odiando questo gioco. Però se io scalo... Oh! Mi sono cagato sotto, raga. Non voglio più giocare a sta roba. Boh, vado a salire la scala quella enorme. Porca! Sfabbata tattica perché mi sta venendo l'ansia a giocare a questo gioco. Così. Datemi la regola. Dead timing, bro. Ma che io ho fatto? Mi ha popò la fer... la... Bacalf. Oh, carci. Sono carissimo, ragazzi, di munizioni. Oh, porco! Che cazzo era? Signora! Vamos aquí! Oh, torcia, non vedo niente, aiuto! Aiuto, ho paura! Oppure buio! Bro, è pieno di gente sto gioco. Oh. Oddio, tua madre. Ha visto. Porco! Pure! Carao! Il prossimo. No, ho premuto il tasto, non è vero. Oh, madonna, che male. Quindi è questo. Più piano a ricaricare, magari. Tutto lui mi sta guardando a denti stretti. Madonna, ma quanto è cruento sto gioco. Che lancia le granate. Penso granate. Oh. No. Ah! No, vabbè, tua madre, ok. Io me l'ammazzo con la stronza. Dov'è? Tu madre. Dov'è la signora? È morta. Raga, ma è tosto in culo sto gioco. Ma io non posso romperlo. Ah, sì.
Poi ho giacchetto di pelle di questo. Bragato. Ecco. Bro, ma poi c'ha girato. Allora. Grazie, finalmente la torcia l'abbiamo accesa. Posso dire che l'ambientazione comunque, ragazzi, è spettacolare. Questo è un sex dungeon. Che troia. E la popò! Chi è? Che delicatezza. Sembrava che non vedessi l'ora di parlare. Perspicace, signor. Dimmi, hai una sigaretta? No, il fumo uccide. Oh, la pistola no. Puoi slegarmi? Joder, di nuovo lui. Joder. Chi sei? Ma che cazzo non è lui? Non ti muovere. Bru, oh. E spara. No, ma vi ho già finito il primo capitolo! Io ne posso fare solo due!